Eccoci qua, benvenuti a un'altra puntata di Economicamente. Io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario. Tutte le mattine, tutti i lunedì, in canale 99, Rete Brescia, e poi su tutti i social trovate le puntate di Economicamente. Ringrazio subito lo sponsor, che è Italpreziosi, che ci permette di andare in onda. Italpreziosi.it, Arezzo, andate a vedere, si parla di oro, bellissima azienda italiana, grande azienda italiana, grandi collaboratori. Ma avremo una puntata anche con loro, sì, l'avremo. Ospiti Italpreziosi, preparatevi che ci saranno loro. Ma oggi dedichiamo la puntata a un'impresa del territorio, una bellissima impresa. Ringrazio l'amministratore delegato Nico Fontana che è qua con noi, benvenuto. Grazie a voi per l'invito. E Montecolino, montecolino.it è il loro sito, e così diamo già delle coordinate per andare a vedere. E ci parlerà di questa impresa, di questa azienda che è partita un po' di anni fa, insomma, questa azienda. Sì, abbiamo trovato recentemente un documento che risale al 1949. Aspetta. Quando è stato depositato il nome Manifattura di Montecolino, perché Montecolino è un luogo fisico, è un promontorio sul lago di Iseo dove tutto è nato. Ecco perché Montecolino. Esatto, questo è l'origine del nome, nome geografico. Nome geografico. Adesso siete l'azienda, dov'è esattamente? Oggi ci siamo nel comune di fianco, siamo a Provaglio di Iseo, perché il promontorio non dava l'opportunità di poter crescere. Espandersi, di poter espandere l'attività. E quindi diciamo che l'azienda, insomma, il nome parte da lontano, ma noi facciamo risalire le nostre origini al 1971, quando mio padre, insieme a un imprenditore belga che aveva la maggioranza, decisero appunto di acquisire la società e iniziarono così il loro percorso produttivo e imprenditoriale. Sì. Allora, pochi dipendenti, oggi quanti collaboratori? Oggi complessivamente siamo intorno ai 150 persone. Porca miseria. Sì, l'origine dell'azienda è curiosa, nel senso che all'epoca c'erano i famosi contributi della Cassa del Mezzogiorno. Sì. E quindi era stata costituita un SRL in provincia di Latina, perché si pensava appunto di sfruttare questi contributi. Poi in realtà così hanno avuto notizia di questa azienda in vendita e giustamente hanno pensato che partire da una realtà che aveva già dipendenti, che aveva già macchinari, motore che acceso, masticava già un po' di prodotti tessili, sarebbe stato molto più semplice. E quindi decisero appunto di fermarsi qua in provincia di Brescia e partire con l'intervista. Esatto. Quindi tessuti, l'origine quindi, dei tessuti. Sì, diciamo, noi produciamo oggi tessuti non tessuti, l'azienda acquisita era un'azienda che produceva coperte e stracci, che arrivava a vendere nel punto più lontano in provincia di Biella. Biella è famosa per sì, i tessuti, esatto. Per la tessitura. Ahimè. Oggi molto meno. Vero? Diciamo che dal primo anno in cui sono partiti nel 71 hanno iniziato con una forza di propensione all'export. Tant'è vero che il primo anno di lavoro, anche sfruttando un po' le conoscenze del socio belga, il fatturato era al 90% all'estero. Complimenti. Avete mantenuto questo trend? Purtroppo no, siamo un po'. Oggi siamo circa arrivati a un 50% di export e un 50% di. Però complimenti, complimenti. Italiano. Complimenti. C'è da dire che il mercato italiano è un mercato importante nel nostro settore, quindi perché trascurarlo? Perché, giusto, perché l'Italia, se c'è mercato, perché esatto. Trascurarlo, giustamente. Quindi aspetto importante, ma mi accennavi prima nel backstage che tuo papà ti raccontava che eravate partire. Fino a 31 vagoni per una località lontanissima. Sì, in maniera anche un po' fortuita, mio padre ha conosciuto un imprenditore iraniano nell'inizio degli anni 70 e di lì è partito un rapporto che è durato per tanti anni, fino a quando purtroppo nel 79 l'ambasciata americana è caduta e quindi è partita la rivoluzione. Mio padre era là, è dovuto fuggire in maniera anche un po' rocambolesca e purtroppo quel mercato lì è finito. Sì, però vedi, se tuo papà dice, io ho una bellissima poltrona nell'ufficio che abbiamo, bella bianca, di dondolo anche, ma se non faccio il gesto di alzarmi e uscire dal mio ufficio, difficilmente qualcuno si siederà di fronte alla mia poltrona. Quindi dice, la fortuna, bisogna andare a cercarsela. Certo.
perché se sto aiuta seduto gli audaci, esatto, aiuta gli audaci, se sto seduto sulla poltrona bianca è difficile incontrare clienti, esatto. Vendere all'estero, vendere in Italia, bisogna proporre, bisogna muoversi. Potrei avere la più bella invenzione di questo mondo, ma se non la faccio conoscere, esatto, siamo rovinati. Esatto. Oggi l'azienda 150 collaboratori. Qual è il vostro settore esattamente? Il nostro, noi copriamo diversi settori, però il settore, diciamo, principale è il settore fieristico, quindi noi produciamo moquette per fiere, produciamo in seguito di un'acquisizione che abbiamo fatto l'anno scorso, stampe digitali in grande formato sempre per il settore fieristico. E dal 2017 è cambiato un po' il nostro modo di lavorare, perché oltre a produrre e vendere i nostri prodotti abbiamo iniziato anche con i servizi chiave in mano, quello che oggi, diciamo, gli accademici chiamano con una parola bruttina che si chiama servitizzazione. Oh mamma! Quindi produciamo i nostri prodotti, li andiamo a installare, li rimuoviamo e dal 2017 li ricicliamo anche. Bellissimo queste parole qua, è importantissimo. Ha detto tre cose importanti, quindi ci riagganciamo all'attualità, quindi al life cycle dei prodotti, quindi si produce, si ricicla e si rimette sul mercato in altre forme, in altre cose. Quindi c'è l'aspetto di sostenibilità che tanti, certo, si riempiono la bocca, ma qui c'è concreto. Perché è concreto e devo dire che è un driver importante. Noi cosa facciamo in concreto? Noi, una volta che andiamo a recuperare le nostre moquette, cerchiamo di farlo in maniera che siano pulite. Ovviamente c'è un eco design alle spalle, perché bisogna produrre un materiale che sia composto da un solo elemento, e perché questo poi facilita il riciclo. Facciamo trasformare questi materiali in una materia prima seconda e poi andiamo, tramite accordi con altre aziende, andiamo a cedere questo materiale a degli utilizzatori che generalmente stiamo vedendo qui, ringraziamo Alessio dalla regia, esatto. Ecco qua un filmato, ci fa vedere l'azienda, eccola qua dall'alto, caspita che estensione, sì, diciamo, questa invece è l'origine. Che si vedeva è il sito attuale. E, sì, è una superficie importante, perché poi metà della nostra azienda e occupato da macchinari e metà da... Quello è il granulato. Esatto, questa è la materia prima vergine, che parte, si trasforma in fiocco e poi cardato, agugliato, diventa un semilavorato, viene poi resinato e trasformato in quello che, appunto, in gergo si chiama tessuto o non tessuto, quindi per farla semplice, per utilizzare una terminologia comune, moquette. C'è molta attenzione anche all'utilizzo della chimica, al riciclo, sì. Vedo. Sì, noi diciamo che siamo partiti all'inizio degli anni 2000 e abbiamo capito che era importante produrre e ideare i nostri prodotti, appunto. Con l'eco design, quindi andando a creare dei componenti che poi fossero facilmente separabili in tutte le fasi di produzione. Quindi siamo passati da spendere una barca di soldi nel mandare in discarica dei prodotti a separarli o riutilizzarli internamente o cederli ad altre aziende. Anche perché adesso aumenteranno le tasse per quanto riguarda il conferimento, certo, nelle discariche, quindi sì, il riutilizzo è importantissimo. Diciamo che l'impulso è proprio venuto da una situazione del genere, nel senso che nel 2017, quando noi eravamo partiti a fornire la Fiera di Milano, complimenti. Noi avevamo, diciamo, pattuito un prezzo e chiaramente questo prezzo dovevamo mantenerlo per tutta una serie di anni. E in quell'anno la Cina ha deciso di bloccare le importazioni di plastica usata, di conseguenza i costi delle discariche sono lievitati. Noi avevamo già, diciamo, in mente di poter andare a riciclare i nostri prodotti, perché nei 15 anni precedenti avevamo sempre riciclato gli sfridi industriali. Ecco. Certamente andare a riciclare un prodotto post-consumo ha delle complicazioni non indifferenti, diverse. Quindi l'inizio è stato
è stato difficile, abbiamo battuto anche un po' il naso, poi finalmente siamo riusciti a trovare la quadra per farlo nella maniera corretta. E oggi, per esempio, siamo ancora, io credo anche grazie proprio a questa nostra propensione al riciclo, fornitori per esempio di Fiera Milano o di altre, siamo arrivati a riciclare il 100% dei prodotti. Caspita, cioè io faccio lo stand della bellezza, del beauty, esatto, magari, esatto. Faccio tutto lo stand con le stampe, la moquette, secondo il design che vuole l'azienda, esatto, che gradisce, glielo fornisco chiavi in mano, gli faccio l'assistenza durante la fiera, giusto? Esatto. Qui succede qualcosa, uno strappo, può succedere una cosa, esatto. I tuoi collaboratori sono lì in fiera e intervengono, giusto? Sì, anche per esempio in giorni di festa. Anche con questi giorni. Perché le fiere non si fermano mai. No, meno male, perché se vogliamo vendere, se l'Italia vuol vendere, vuol proporre, è meglio che ci siano le fiere. C'è da dire che questo, diciamo che la nostra propensione per questo mercato è nata anche grazie appunto al fatto che l'Italia nel panorama mondiale è la quarta nazione dal punto di vista fieristico. Quarta nazione, questa non la sapevo. Quindi è, diciamo, è una... nessuno lo sa, però è... Ora lo sapranno perché la vedranno poi, oltre qui su Rete Brescia, su tutti i social, il video rimarrà, quindi... La Fiera di Milano, che è la prima fiera con cui noi abbiamo iniziato a portare avanti questo progetto, che poi abbiamo chiamato Montecollino Recycling Carpet, giocando un po' sul fatto che noi nel cuore del nostro nome abbiamo la parola eco. Bello. Ed è casuale. Io dico sempre che probabilmente siamo stati predestinati, no, a portare il cambiamento all'interno. Come dico sempre, le parole hanno energia, quindi le parole sono importanti, dobbiamo usarle bene, quindi c'è un'energia anche nella parola. Noi siamo partiti con la prima fiera in Italia, la seconda in Europa e la quarta nel mondo. Quindi è stato così... forse un po' da incoscienti partire subito con il... No, non la chiamo incoscienza, la chiamo visione, io la chiamo visionari, gli imprenditori sono un po' visionari anche. Dice, là, si chiama Oceano Blu, Oceano Rosso, questo libro che è da tanti anni, che ogni peschereccio ha il sonar per vedere i banchi di pesce, tutti escono, vedono, e lo vedono blu sull'indicatore, sul video, e tutte le barche vanno dove c'è il blu. Montecollino ha preso, è andata dall'altra parte dove c'era rosso, e quindi sta pescando dove non c'è nessuno, non ci sono concorrenti. Questo è Oceano Blu, quindi bellissimo, complimenti per la vostra intuizione. Questo progetto ha avuto poi un'evoluzione, nel senso che noi continuavamo a cedere queste materie plastiche ad utilizzatori terzi, però ci siamo resi conto dell'importanza di poter impiegare questo materiale per andare a produrre un nuovo prodotto da inserire all'interno della fiera. Allora tutti mi chiedono, ma perché non riciclate questo granulo e lo trasformate di nuovo in moquette? Nulla è impossibile, però è un'attività che sarebbe molto difficile, perché l'origine della moquette parte da una fibra che ha il diametro di un capello, quindi far passare all'interno di un diametro così piccolo un materiale che può essere inquinato da materiali, diciamo, la sporcizia, la polvere che si trova quando si ritirano le moquette, è veramente difficile. Allora abbiamo pensato di andare a inserirlo in un materiale più grossolano, e quindi abbiamo prodotto un pannello che ha la stessa composizione della nostra moquette, che è composto da tre strati. I due strati esterni sono bianchi e sono stampabili. Lo strato interno è nero, perché nero è un po' la somma di tutti i colori, contiene, certo, materiale riciclato, tra cui anche moquette, e questo pannello l'abbiamo introdotto in fiera con l'idea di fare le pareti degli stand. Quindi, che bella idea. Abbiamo trovato un materiale che potenzialmente ha un consumo molto più grande della moquette, e quindi di conseguenza sogniamo o progettiamo di arrivare a fare un'economia circolare all'interno dello stesso ambiente che in qualche modo ha prodotto il rifiuto. Mamma mia, che visione! Anche perché lo stand, dei pannelli eccetera, poi avete acquisito questa società che fa le stampe. L'acquisizione è proprio, diciamo, che va in questa direzione, nel senso che ci siamo resi conto che all'interno della nostra azienda mancava qualche competenza per stampare appunto materiali rigidi, e allora abbiamo incontrato anche qua un po' casualmente una società che era già presente in Fiera Milano come fornitrice. Abbiamo iniziato a collaborare proprio per introdurre questo pannello, e da cosa nasce cosa, e quindi siamo poi arrivati a
un matrimonio. Che va avanti ormai da quasi 2 anni. Complimenti. E questo ci ha allargato poi, diciamo, la prospettiva di lavorare anche in altri ambiti, per esempio sul punto vendita, nel mondo della moda, dove noi eravamo già presenti con i pavimenti, oggi però siamo presenti anche l'architetto che dice voglio innovare, anche adesso banalizzo, non tanto però c'ho questo prodotto, faccio un fruttivendolo, voglio mettere dei pannelli cambiati stagionalmente, posso cambiarli, quindi sono intercambiabili. Faccio l'esempio, in fiera produco macchinari, voglio far vedere il mio macchinario di punta, lo vendono subito in fiera quando arriva la gigantografia. Sì, poi oggi la personalizzazione mediante stampa sta crescendo tantissimo, è cresciuta tantissimo nei nostri prodotti appunto sui pavimenti, ma chiaramente sulle parti verticali e dappertutto, ma basta andare in un supermercato, basta andare in un negozio, vedere una vetrina, oggi tutto è stampato. Anche perché viviamo in un'era visual, se non lo vedo, se non lo presento. Oggi comunica molto di più un'immagine che non un testo. Giusto. Soprattutto le nuove generazioni sono abituate a fruire di notizie, di immagini. Ai tempi dei babilonesi e degli egizi con le immagini, con la scrittura per immagini. Ma tornando all'azienda, quindi 50% Italia, 50% all'estero, quanti paesi all'estero? Noi serviamo una trentina di paesi, diciamo che i principali sono una decina. Però Europa e al di là dell'Atlantico. Caspita. Stati Uniti, Messico. Quindi anche andiamo oltreoceano con i vostri prodotti. Questo è, si riempiono molti la parola, questa è Made in Italy che va all'estero, quindi è la genialità e l'imprenditorialità italiana che si presenta all'estero, perché le fiere hanno bisogno anche all'estero per presentarsi. Ci sono mercati, tra le altre cose, è importante anche dire questo, dagli anni 90 arrivare ad oggi sostanzialmente il mercato fieristico mondiale è cresciuto mediamente del 6% all'anno. Anche questo non è ovviamente dato, no? C'è stata una pausa purtroppo, nel periodo del Covid, purtroppo. Per decreto sono state chiuse tutte le fiere, però si pensava per esempio anni addietro che l'avvento di internet avrebbe determinato la fine delle fiere e invece questo non è successo. Abbiamo bisogno del contatto? Esatto, più recentemente si pensava che con le videochiamate o le fiere virtuali lo smart working. Esatto, avrebbero ucciso gli incontri, diciamo, fisici. In realtà negli ultimi 2 anni le fiere sono cresciute a 2 cifre decimali. Caspita. Quindi sono tornate c'è voglia di incontrarsi. Sì, sono tornati a volumi più alti del 2019, quindi dell'ultimo anno prima. Quindi abbiamo recuperato i dati del 2019 e li abbiamo superati. In tutti i paesi del mondo. Questa è una bellissima cosa, anche perché l'uomo è un animale sociale, ha bisogno di socialità. Io posso comprare il tuo formaggio, ma devo vedere chi lo produce, devo conoscerlo. Dopo assaggerò anche il prodotto, ma devo conoscere chi lo fa. Ho parlato di un alimento per semplificare, perché è la cosa più rapida che arriva al cervello. Quindi cibo, voglio vedere, voglio conoscere l'imprenditore, come produce la sua azienda. L'ho conosciuto, sono un buyer, devo conoscere. C'è la filiera, posso inserirlo nella mia filiera? Sì, possiamo inserirlo. L'ho conosciuto in fiera. E poi in fiera uno si rende conto della dimensione dei propri interlocutori, ma anche dei concorrenti, piccola, vede anche, ha un'idea del mercato, un'idea delle tendenze, quindi è molto importante frequentare le fiere di tutti i generi. Anch'io ci vado, anche se nel mio settore faccio educatore finanziario, consulente finanziario, vado a parecchie fiere di settore, perché vado a vedere con gli imprenditori, conoscere quello che sta succedendo sul mercato, perché è l'imprenditore che fa l'azienda, è l'imprenditore che dà l'impulso, è l'imprenditore che modifica l'azienda a seconda del mercato. Quindi se non conosci il mercato, anche il mio mestiere non è fattibile. Poi ovviamente non si vive di sola fiera. No. E quindi ci sono poi anche degli altri settori che ovviamente curiamo e sono importanti all'interno dell'azienda, forse più sul mercato italiano che sui mercati esteri. Per esempio tutto quello che è la decorazione della casa, la decorazione del punto vendita, la decorazione dell'hotel. Ah beh, l'hotellerie, certo. Poi abbiamo dei settori industriali, quindi lavoriamo nel settore delle calzature, calzature tecniche, lavoriamo nell'industria dei macchinari per il vetro.
Caspita. Recentemente abbiamo sviluppato una serie di prodotti per lo sport, quindi per esempio noi abbiamo un prodotto che viene utilizzato per fare campi da tennis in terra rossa, quindi è un tessuto non tessuto del colore della terra rossa. Complimenti. Che viene impiegato su delle superfici, su dei campi che diciamo sono ammalorati e consentono di trasformarli da campo in cemento piuttosto che in asfalto, quindi di scarso appeal per il giocatore. Per vederlo così in un campo in terra rossa ci va volentieri. Ci vado volentieri a giocare lì. Prima dice ma mamma mia che campaccio, e invece quindi, dallo fiere allo sport, dentro casa, fuori casa, erbe sintetiche, zerbini, qualcosina ancora nel settore dell'automobile. Le moquette ci sono, i rivestimenti, i tessuti per certa gamma di auto di lusso. Considerate che comunque l'abitacolo di un'auto è completamente foderata da moquette, parte sotto i piedi e parte sotto. Che sia, attenzione che dico una parolaccia adesso, che sia elettrica o no, comunque va dall'alimentazione, la confezione intorno deve essere gradevole, quindi... all'estero anche della casa che lo produce, e voi servite anche questo settore. Certo. Bellissimo. La domanda delle 100 pistole che ogni tanto faccio è questa qui, ma 150 collaboratori, quindi c'è tutto un progetto, ma cercate qualcuno in particolare? Siete alla ricerca di qualche figura professionale? Devo dire che uno dei problemi di oggi, credo un po' di tutte le imprese, è proprio il fatto di trovare persone che possano entrare in azienda e venire a dare un contributo. Chi state cercando in questo periodo come idea? Un'idea? Noi sinceramente abbiamo talmente tanti progetti di crescita che veramente... Mandate il curriculum. Sì, mandate il curriculum, cerchiamo persone a livello di produzione, a livello di manutenzione, cerchiamo grafici, cerchiamo operatori sulle macchine. Girate il mondo con Montecolino, se volete andare, girate il mondo. E abbiamo un po' la sfortuna che il nostro è un settore un po' particolare, quindi non esistono scuole che formano per il mestiere. Quindi la formazione interna? La formazione viene fatta internamente e diciamo che c'è poi la possibilità di fare un percorso di crescita. Anche dei creativi possono venire da voi, no? Sì. Anche dei ragazzi che hanno fatto queste scuole di creatività possono venire da voi. Quindi sul sito montecolino.it c'è una mail sicuramente. Esattamente. Mandate, avete visto questa puntata, dice mando il mio curriculum, un colloquio, non si nega a nessuno. Ovviamente, anzi, quindi, è sempre un piacere conoscere nuove persone. Quindi anche... L'opportunità dice sì, è difficile, ma intanto noi seminiamo. Non sappiamo se questi semi cresceranno tutti, ma noi continuiamo a seminare perché un futuro adesso c'è, il durante della Montecolino, ci deve essere anche un dopo, quindi coi collaboratori, perché le aziende camminano sulle gambe delle persone, non è che non possiamo inventarci delle cose nuove. Progetti di welfare per l'azienda? Noi abbiamo aderito a un progetto che ci è stato così presentato da Confindustria Brescia, che in collaborazione con l'ATS Lombardia, si chiama UHP, ed è un progetto che mira a portare benessere all'interno dell'azienda. Il well-being, il cosiddetto well-being. Le iniziative diciamo sono tante, per esempio quest'anno stiamo distribuendo alimenti sani a tutti i dipendenti. Cioè? Cioè per esempio due volte alla settimana distribuiamo frutta all'interno degli uffici della fabbrica, e abbiamo sostituito quest'anno gli alimenti all'interno dei distributori automatici andando a scegliere qualcosa che non faccia troppo male. Complimenti. Per lo snack quotidiano. Quindi dice... È un'iniziativa che poi diciamo andrà a portare anche altre cose, quindi per esempio visite periodiche, cerchiamo di promuovere attività sportiva. Quindi lavoro di team working insieme, quindi formare il gruppo, esatto. Quindi la coesione tra il gruppo. Ma proprio attività, proprio per iniziare a muoversi e fare qualcosa. Movimento? Quest'anno per esempio siamo stati sfortunati perché c'era una corsa qui a Brescia, ma c'è stato un diluvio universale. Avevamo parecchi iscritti, poi in realtà solo un coraggioso è andato, ha deciso intrepido di partecipare, sì.
prossimo anno andrà meglio. Quindi con la maglietta di Montecolino. Esatto. Bello, bello queste iniziative. Mi piace molto questa della distribuzione della frutta, perché vuol dire le radici del territorio vengono portate in azienda. È un gesto, diciamo, che non è che sposta, diciamo, gli equilibri di un'azienda, quindi costa poco e vedo che è stato apprezzato. Ecco. Direi che è un'idea innovativa anche questa, è la prima che sento dal punto di vista di una media impresa italiana, perché il vostro fatturato si aggira sui 30 milioni, 28 milioni. Sì, noi siamo proiettati verso i 30 milioni in Italia come Montecolino, poi abbiamo qualche azienda collegata, in particolare in Spagna abbiamo due società. Ahimè, nelle zone quelle che sono state recentemente dal diluvio universale, esatto, vicino a Valencia, insomma, esatto, proprio a Valencia. Fortunatamente non siamo stati interessati da queste calamità, disastro. Però chiaramente insomma, è una situazione pesante, insomma, ma che si ripetono sempre più spesso. Purtroppo questi fenomeni si ripetono purtroppo anche sul nostro territorio. Sì, anche per questo che credo che sia importante così dare proprio contributo anche a livello di sostenibilità. Se tutti fanno il loro piccolino. Diciamo che il nostro gesto non cambierà le cose, però il nostro gesto assieme a quello di altre aziende prima o poi qualcosa faranno. Faccio questo esempio, quando nevica, una volta quando nevicava, ognuno usciva dal suo portone e puliva il suo pezzetto, quindi tutta la via era pulita. Se tutti facciamo un piccolo contributo anche, dice ma distribuisco la frutta, faccio il riciclo completo. Certo. Beh, è una piccola tessera del puzzle inserita insieme a tante altre e formano un ecosistema. È questa la funzione. Noi abbiamo anche deciso, per esempio, di aderire a un movimento internazionale che si chiama Net Zero Carbon Event, che mira proprio a portare il settore degli eventi ad essere neutrale. Impatto zero. Esatto. Impatto zero. Questo ci vorranno tanti anni, ma insomma. Beh, però cerchiamo di dare il primo passo è stato fatto, bisogna fare il primo passo. Condividendo le nostre esperienze. La puntata è volata, quando ci sono queste bellissime storie da raccontare, queste bellissime imprese, le puntate volano. Ringraziamo ancora Iter Preziosi per la sponsorizzazione di questa trasmissione di Economicamente. Ci vedete tutti i lunedì alle 7.30 sul canale 99 Rete Brescia. Ringrazio tantissimo signor Nico Fontana con la sua bellissima impresa, con la sua bellissima storia che ci ha raccontato. Andate a trovarlo, il segreto c'è, mandate il curriculum se volete avere questa avventura professionale. Alla prossima puntata con Economicamente. A presto!